2 settimane di occupazione del Cinema Mignon, un'iniziativa cominciata nella settimana di sciopero europeo del 14 novembre e che dopo, visto il grande successo che ha riscontrato all'interno della città, tra la cittadinanza e i giovani della città, ha deciso di prolungarsi per un'altra settimana fino alla data del 24 novembre, sciopero della formazione. Un laboratorio, quello del Mignon, che ha voluto mettere insieme quella che era la mobilitazione, quella che era la costruzione, diciamo, della giornata del 20, prima del 14 e poi del 24, rendendosi un punto di incontro di tutte quelle scuole, università, studenti, giovani, precari in mobilitazione, ma che ha anche voluto risollevare all'interno della città il problema degli spazi alla cultura. In particolare, visto la location in cui ci troviamo, quello del cinema, dei spazi al cinema indipendente, a quelli che sono i protagonisti che animano percorsi di cinema indipendente all'interno della città. Giovedì c'è stata un'importante assemblea all'interno dello spazio del Cinema Mignon, un'assemblea che ha stabilito e che ha deciso collettivamente che l'esperienza della Huelga del Centro Sociale Pedro fa un passo indietro, fa un passo indietro perché lo scopo, l'obiettivo che si era prefissa è stato raggiunto, cioè quello di risollevare in città un tema importante, un tema che da troppo tempo è silente, è tenuto, diciamo, sotto il tappeto e provare, diciamo, tutti insieme a fare un passo indietro per concedere alla città di Padova 2 passi avanti, 2 passi avanti che si articolino tramite il protagonismo e l'esperienza di quelle che sono le realtà che in questa città fanno, studiano e vedono cinema nella quotidianità.